Iniziamo con l'oggetto numero 3 che è interroga il consigliere Pastorelli, provincia di Perugia, chiarimenti sulla richiesta di ausilio dei collaboratori assunti dalla Regione Umbria per occuparsi del PNRR. Risponde l'assessore Agabiti. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Allora, premesso che la Regione Umbria ha assunto 22 esperti destinati a occuparsi dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo le direttive previste dal decreto incarichi, a seguito degli avvisi pubblicati lo scorso 30 novembre in Gazzetta Ufficiale, che prevedevano l'inserimento delle figure con contratto di collaborazione. Visto che poi gli avvisi pubblici riguardavano l'inserimento dei suddetti esperti in Regione Umbria, così ripartiti per settori, un biologo, un geologo, un ingegnere civile e due ambientali, per inserimento nel settore valutazione e autorizzazione ambientali, un geometra, un ingegnere energetico ed uno chimico nel settore rinnovabili, tre esperti per il monitoraggio dei sistemi complessi, sette esperti in edilizia, due esperti in digitale e due amministrativi per inserimento nel sistema appalti. Considerato che nel corso dello svolgimento del Consiglio Comunale di Assisi del 29 aprile 2022 il sindaco Proietti è intervenuto in merito alla questione dei progetti previsti dal PNRR, affermando che, testualmente, la nostra centrale unica di committenza ci esime dall'obbligo di andare in un'altra centrale di committenza, subito dopo aver citato anche altri comuni del comprensorio assisani, quali Bastia, Umbra e Cannara, in quanto pronti per bandire gare per il PNRR, asserendo inoltre che tutti gli altri comuni devono andare alla provincia nelle vesti di centrale di committenza a cui dovrebbero rivolgersi e che lo stesso sindaco in qualità di presidente della provincia di Perugia avrebbe fatto specifica richiesta di poter usufruire dei tecnici di qui sopra, in quanto avrebbe domandato testualmente alla regione: me ne dai uno o due di questi 42 tecnici che ti sono arrivati? Perché tutti i comuni hanno l'esigenza di fare i bandi del PNRR. Preso atto che il sindaco Stefania Proietti nel corso del medesimo Consiglio Comunale ha affermato inoltre che in merito alla succitata richiesta espressa, fatta in veste di Presidente della provincia di Perugia, alla Regione Umbria, quindi di poter usufruire delle competenze degli esperti incaricati da quest'ultima per sviluppare i PNRR, non avrebbe, assessore, ricevuto alcuna risposta formale, nemmeno negativa, magari adducendo, come ha aggiunto in aula, la motivazione del perché servono tutti a noi, concludendo infine con il positivo proposito di continuare perennemente a bussare alla Regione, ma anche al Ministero, alla fine di ottenere ciò che lei richiede. Ritenuto che comunque urge chiarire ogni specifico dubbio sollevato in pubblica assemblea dal primo cittadino Assisi, considerato il ruolo che riveste e l'importanza delle parole proferite in riferimento ad organi politici regionali su una questione così delicata, vista la fondamentale importanza della realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per le speranze delle famiglie di imprese umbre e considerata la fase delicata che stiamo purtroppo attraversando nel globo, tra le più critiche della storia recente. Quindi, tutto ciò premesso, vorrei interrogare la Giunta, ma l'assessore competente, per conoscere la situazione esatta dei rapporti intercorsi tra la Regione Umbria e la provincia di Perugia, in merito sia alla dotazione effettiva dell'organico di collaboratori assunti dalla prima che alla disponibilità della stessa richieste dalla seconda, quale centrali di committenza a cui dovrebbero rivolgersi i sindaci al fine di bandire gare nei comuni umbri per usufruire dell'ausilio degli esperti assunti ed incaricati dalla Regione Umbria per occuparsi dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie. Prego, assessore Agabiti. Grazie Presidente. Allora, il PNRR, farò ovviamente un excursus abbastanza veloce per quanto riguarda la normativa e l'attuazione procedurale. Il PNRR alla missione 1, componente 1, prevede il subinvestimento 221 per l'assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR.
Il decreto legge 9 giugno 21 numero 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia prevede alcuni punti. In particolare il 7 ottobre 2021 la conferenza unificata delle regioni e degli enti locali ha espresso intesa sul riparto delle suddette risorse ai sensi dell'articolo 9,1 del decreto legge 9 giugno 21 numero 80 convertito con varie modificazioni dalla legge 6 agosto 21 numero 113. Con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione il 14 ottobre 21 sono state individuate le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10/11/2021. Quindi tali risorse sono finalizzate all'attivazione di rapporti professionali e di collaborazione, di utilizzazione di risorse per il supporto di esperti per la rimozione dei famosi colli anche di bottiglia, ma anche la semplificazione di procedure amministrative che possano influire sull'attuazione del PNRR della Regione, quindi di incarichi di collaborazione a professionisti esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio in funzione proprio all'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR. La Regione Umbria, nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite e prodotte sia dalla Conferenza delle Regioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha provveduto entro il 30 ottobre 2021, sentiti anche gli enti locali, a definire in via preliminare i fabbisogni in termini di profili professionali ed ha inoltre verificato il format, diciamo così, anche in carico professionale di collaborazione proprio di esperto. E il regolamento anche per il conferimento di tali incarichi di lavoro autonomo adottato dall'Agenzia per la coesione territoriale. La Regione ha inoltre trasmesso anche per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica entro la scadenza del 5 novembre 21, il piano territoriale nel rispetto delle indicazioni nazionali nel quale vengono definite le procedure amministrative individuate come critiche e quindi collegate proprio all'attuazione delle misure di semplificazione previste. Con l'IPCM 12 novembre 21 sono state ripartite le risorse alle Regioni assegnando all'Umbria, attraverso lo strumento dell'assistenza tecnica del PNRR, per il supporto alla gestione delle procedure complesse, nonché proprio il definitivo riparto delle risorse stesse, per un totale di 7.400.000. L'approvazione del piano territoriale da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata comunicata alla Regione Umbria in data 30/11/21. Con DGR 1294 del 16 dicembre 21 è stato formalmente approvato il piano della Regione ed avviate anche le procedure di selezione degli esperti sulla base degli elenchi forniti dal Ministero della Funzione Pubblica. Il piano approvato prevede, come per tutte le Regioni, entro il 30 giugno 2022 obbligatoriamente la rilevazione dell'arretrato delle procedure che sono oggetto di semplificazione con la contestuale anche individuazione dei tempi rilevati al 30 giugno con cui si dovranno esercitare quelle attività necessarie per avviare l'iter di semplificazione stessa. Nella nota del 9 dicembre 21 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso il resoconto della riunione anche del tavolo di coordinamento dove ha partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica. Vengono forniti tutti i chiarimenti in ordine anche al numero massimo di esperti presenti nelle liste che il Dipartimento trasmetterà poi alle Regioni, nonché tutti i chiarimenti in merito anche al tempo, all'accettazione dell'incarico da parte dello stesso, diciamo, del soggetto idoneo nel caso in cui questi risulti idoneo in più regioni. Con successiva nota del 10 dicembre 21, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati trasmessi gli elenchi dei professionisti individuati nel piano territoriale Umbria, generati dal portale IPA ai fini della convocazione degli iscritti per lo svolgimento dei colloqui individuali finalizzati al conferimento entro la data tassativa del 31 dicembre 21. Sono stati quindi entro il 31 dicembre 2021
21 contrattualizzati, 22 esperti per le finalità di semplificazione delle procedure e rilevazione anche di quelle situazioni, diciamo, ostative nei vari procedimenti individuati dal medesimo piano. Il Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 5/5/2022, ha definito indicazioni operative e chiarimenti in merito all'attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione del piano di ripresa e resilienza, quindi assistenza tecnica a livello centrale e locale, fissando tempi per la revisione della lista delle procedure al 13 maggio 2022 e per la definizione anche del target oggetto della baseline del 30 giugno 2022. In tale documento vengono definite poi le modalità di trasmissione della proposta di revisione del piano territoriale regionale affinché ciascuna regione possa presentare le proprie esigenze di aggiornamento, di revisione, di adeguamento emerse nel corso di attività di analisi effettuata puntualmente dai professionisti esperti. Lo stesso piano, al punto 10, contempla la possibilità di riaggiornare tali procedure in diverse attività connesse, così da raggiungere quegli obiettivi definiti nel PNRR. In questo senso, con la DGR 450 del 13 maggio 2022 è stato integrato il piano territoriale, individuando definitivamente 19 procedure oggetto di rilevazione dell'arretrato e di interventi di semplificazione. Sarà quantificato, come detto, al 30 giugno 2022, adempiendo in tal modo alle indicazioni del Governo nazionale. Si ricorda che l'individuazione della baseline entro il 30 giugno, ai sensi della normativa, è una pietra miliare fondamentale per la Regione Umbria e per tutte le regioni, in quanto ad essa sono condizionante le ulteriori erogazioni per il finanziamento del costo degli esperti fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per quanto riguarda anche gli enti locali, l'articolo 1 del DL 9 giugno 21 numero 80, convertito in legge 113/21, disciplina modalità speciali volte a promuovere procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. La circolare della Ragioneria Generale dello Stato, il 18 gennaio 2022, numero 4, precisa che per le amministrazioni titolari di interventi del PNRR, e si intendono tutte le amministrazioni centrali e territoriali, che quali soggetti che risultino soggetti attuatori tali progetti hanno la titolarità dei progetti stessi e azioni finanziati con le risorse del PNRR, potranno quindi accedere al personale. Ciascuna amministrazione individua in relazione ai progetti di competenza il fabbisogno di personale necessario all'attuazione dei progetti stessi. Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, innanzitutto ringraziando l'assessore per la risposta veramente completa ed esaustiva. Una nota di preoccupazione, assessore, se non ho capito male, ma magari mi corregga, quindi non sono 42 ma sono 22, quindi e sono preoccupato che 20 si sono persi per strada da Roma a Perugia, e quindi magari bisognerà dirlo al presidente della provincia che è sindaco della città di Assisi, che nella sua comunicazione spesso distorce la realtà, come è successo in questo caso, in questo tipo di comunicazioni, come è successo per la comunicazione passata riguardo l'ospedale di Assisi, che doveva essere chiuso, ma invece diciamo, stiamo implementando tutti i servizi, come del resto in tutta la regione dell'Umbria. Però sono preoccupato, perché chi ha responsabilità politiche penso che debba essere e debba avere una responsabilità in più, permettetemi di ripetere questo termine, responsabilità. Quindi si possono avere delle visioni ovviamente diverse su molte scelte, ma non si possono raccontare bugie e non si possono quindi raccontare delle realtà distorte. Succede spesso nella mia città che delle realtà vengano distorte, e spero che queste persone, che hanno poi anche velleità politiche per il futuro, in qualche modo se ne rendano conto che quando hai un certo ruolo la responsabilità deve essere ancora maggiore, quindi di raccontare il più possibile la storia vicina alla realtà. Grazie.
Grazie consigliere Pastorelli, riprendiamo con l'ordine classico, oggetto numero 1, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Porzi, prego consigliere Porzi. Grazie Presidente, discutiamo oggi una mia interrogazione datata 28 febbraio, quindi dal titolo potrebbe apparire superata un po' da alcuni fatti almeno annunciati sui giornali e non so se determinati anche da documenti di giunta e delibere adeguate, per cui proprio nel solco di quella responsabilità a cui il collega Pastorelli faceva riferimento, pongo questa domanda relativa alle case di comunità e in modo particolare a quella che inizialmente non sembrava essere prevista nella città di Foligno, la terza città dell'Umbria. Faccio riferimento ai documenti che abbiamo esaminato e quindi alla deliberazione 1249 del 10 dicembre 2021, quando la Giunta regionale aveva appunto avviato l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza con la missione 6. Con una delibera di giunta, la 1138, la giunta ha approvato e preadottato lo schema di proposta di piano sanitario regionale 21-25 proprio ai fini di avviare tutti gli adempimenti di concertazione sociale ed istituzionale contemplati dalle normative nazionali e regionali che regolano la materia, cercando poi di modificare il periodo di vigenza da 3 a 5 anni proprio al fine di rendere questa attuazione con i tempi di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In fase di partecipazione, questo nuovo piano sanitario, diciamo che usavo il presente, sta ricevendo, ma in questo caso è il caso di correggere, ha ricevuto bocciature sonore sia da parte degli enti locali sia da parte di molte istituzioni tardivamente coinvolti, ne ricordo una soltanto, l'università, con la quale poi si è proceduto ad un accordo che in qualche maniera ha superato quel disaccordo. Considerato il notevole finanziamento che è stato previsto per la Regione Umbria per i progetti del PNRR con la missione 6, considerata la gestione dei finanziamenti destinati alla sanità provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani destinati alla sanità, verrà realizzato con il presidio e il coordinamento della cabina di regia politica di cui alla DGR numero 715 del 28 luglio 2021 attraverso una specifica struttura di governance regionale. Considerato inoltre che questa governance regionale sul PNRR Sanità è costituita dall'assessore alla salute e alle politiche sociali, dal direttore regionale salute e welfare dell'amministrazione unico di Umbria Salute e Servizi SCARL, evidenziato inoltre che la governance regionale del PNRR sulla sanità ha il compito di pianificare la strategia della progettualità relativa alla sanità e al coordinamento delle stesse con la programmazione regionale, di interfacciare con i servizi della direzione salute e welfare delle aziende sanitarie regionali per garantirne la coerenza tra azioni e sistemi e le azioni di sviluppo della progettualità PNRR. In base all'articolo 2, sempre della legge regionale 2 agosto 21, la numero 13, a Umbria Salute e Servizi SCARL sono state assegnate le funzioni di supporto alla Direzione Salute e Welfare ai fini di coordinamento e monitoraggio dei progetti PNRR. Considerando in ultimo che la Giunta regionale ha attribuito alle aziende sanitarie regionali le attività di realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti, prendendo atto del fatto che il giorno 24 febbraio 22 la Presidente Tesei ha illustrato le misure per rafforzare la rete dei servizi sanitari esistenti ai sindaci delle maggiori città umbrie, ai sindacati ed alcune parti sociali, che sempre secondo queste dichiarazioni sarebbero state assunte due delibere della Giunta regionale nelle quali si sarebbero definite la dislocazione definitiva delle case di comunità, delle centrali operative territoriali e degli ospedali di comunità. Preso sempre atto che le case di comunità sono quelle strutture sanitarie promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria, che la sede della Casa delle Comunità deve essere visibile, facilmente accessibile per la comunità di riferimento, perché è il luogo dove il cittadino
può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie e sociosanitarie, che in un primo momento nella Regione Umbria erano state previste 19 case della comunità, o perlomeno comunicate 19 sedi delle case comunità, mentre la Giunta regionale aveva presentato un progetto di 24,6 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti anche altri fondi riferiti da altre fonti, ecco che questi, di questa cifra venivano destinate solo a 17 nuove case di comunità, che da questo progetto inizialmente sembrava essere esclusa la città di Foligno, che a causa di questa esclusione, sto concludendo, avrebbe subito un danno sociale ed anche economico molto importante, soprattutto per la pressione che il sistema ospedaliero ne avrebbe, diciamo così, tratto. Premesso tutto ciò, noi chiediamo a questo punto quali sono i progetti del PNRR Sanità destinati alla città di Foligno, con quali atti delibere sono stati in qualche maniera indicati. E, qui si chiedevano anche quali erano le motivazioni delle esclusioni, poi ci sono state delle conferenze stampa che hanno annunciato qualcosa di diverso da parte di amministratori locali, e quindi chiediamo se questa realtà, questo inserimento della casa di Foligno, della casa di comunità per il comune di Foligno, la terza città dell'Umbria, ha avuto il suo corso e se questo è stato definito con un atto di cui ci piacerebbe avere contezza. Grazie. Assessore Coletto, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto vorrei puntualizzare circa il piano sociosanitario, che sono state dette delle inesattezze, in quanto il Governo ha approvato il piano sociosanitario nell'Umbria. C'è stato il parere favorevole, quindi è di qualche giorno fa. No, voglio dire, per la precisione, è giusto che si sappia, perché no, anche a me, figuriamoci. Quindi per quanto riguarda poi la questione legata alle case di comunità, i fondi riconosciuti all'Umbria dal piano di ripresa e resilienza missione 6 sono innanzitutto destinati alle reti di prossimità, quindi alle strutture telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute varato il 20 gennaio del 22, ammontano circa 41 milioni. Complessivi, di cui 24 per il finanziamento di 17 case di comunità e non 19. A queste strutture si aggiungono poi quelle già esistenti, Bastia, Trevi, Marciano, Città della Pieve, e la possibilità per la Regione di incrementare il numero delle strutture territoriali a garanzia di una migliore e più efficace capillarità del servizio sul territorio, sia pure con risorse diverse da quelle stanziate al PNRR. In base a tale finanziamento, la Direzione Regionale Salute e Welfare, in coerenza con quanto previsto dallo schema del piano sanitario 21-25, ha stabilito un confronto con le direzioni delle aziende sanitarie USL, al fine di raccogliere proposte, vagliare fattibilità degli interventi e coordinare le ipotesi progettuali proposte dalle aziende, tenendo conto degli standard fissati da Agenas e dagli altri criteri strategici individuati. Utilizzo di edifici esistenti al fine di recuperare e gestire al meglio il patrimonio pubblico, la dislocazione uniforme sul territorio per garantire diffusione capillare di tali strutture, la previsione di casi in cui la casa di comunità possa essere istituita nello stesso stabile dell'ospedale di comunità, utilizzo di strutture per cui sono già stati finanziati interventi di ammodernamento e di strutturazione da parte delle aziende ASL, ex articolo 20 e o finanziamenti specifici, riconversioni di presidi ospedalieri che potrebbero essere dismessi in seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera di M70. Ulteriori criteri utilizzati, il numero di abitanti, la densità abitativa, la percentuale di popolazione maggiore di 65 anni, superficie del distretto, via di comunicazione, assetto orografico del territorio, riqualificazione strutture esistenti, riconversione strutture esistenti. Le proposte progettuali così individuate e sancite dal GR 152 del 28 febbraio di quest'anno, recante PSR opere territoriali, contemplano anche una casa di comunità a Foligno. Infatti, come riportato nel documento istruttorio della suddetta GR, in aggiunta alla previsione
di ubicare a Foligno la sede del distretto di riferimento, il DPCM 4 febbraio 21 recante iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAI nell'ambito dei propri piani territoriali di investimento immobiliare, li comprende nell'elenco di cui l'allegato. Il finanziamento di 18 milioni per la realizzazione di un nuovo edificio a Foligno che potrà ospitare il centro servizi in cui ubicare, oltre al summenzionato distretto, ulteriori attività territoriali quali una casa di comunità conformemente alle previsioni del PNRR e dall'emanando decreto avente ad oggetto moderni e standard per lo sviluppo dell'assistenza del territorio. Essendo infatti quelli previsti dai finanziamenti del PNRR sono target minimi, sarà compito della programmazione sanitaria prevedere che le nuove strutture territoriali, case di comunità, operino in base ad una logica diretta hub and spoke in collegamento ed in sinergia le une con le altre. Infine, per l'ospedale DEA di primo livello di Foligno sono previsti finanziamenti PNRR per un ammontare pari a 19.433.000 euro per interventi di sicurezza sismica. Quindi la casa di comunità Foligno si farà, sarà finanziata dall'INAI e anche Foligno avrà, come dire, la sua casa di comunità, potrà dare risposte al territorio in considerazione del fatto appunto che gli ulteriori criteri utilizzati prevedeva appunto il numero di abitanti, la densità abitativa, la percentuale di popolazione superiore ai 65 anni e via via via. Grazie. Consigliere Porzi. Grazie Assessore, abbiamo appreso alcune notizie che almeno mi erano sfuggite dalle comunicazioni ufficiali o dagli articoli di giornale. Gli chiederei la relazione, se fosse possibile, perché ha dato una serie di dati, se può, per avere degli elementi su cui, diciamo così, poter fare un confronto. I 18 milioni dell'INAIL per Foligno li conoscevamo, sono una cosa, no? Sicuramente ci saranno altre risorse, mi sembra di aver capito, con le quali saranno migliorate le strutture. Non ho capito se c'è già un documento ufficiale della Giunta che definisce la realizzazione a Foligno della casa di comunità, ma leggerò la relazione che avrà il piacere di darmi. Grazie Assessore.